Ciao a tutti! Ma da quanto tempo è che non faccio un video? Niente, oggi non voglio fare una video ricetta, ma farò un video che non ho mai fatto, un video diverso dal solito. Farò un video tag, non mi ha taggato nessuno, questo video l'ho visto qui su YouTube, l'ho visto fare ad alcune ragazze e quindi siccome lo trovo molto carino e poi parla della cucina, ho deciso di farlo anch'io. Il video si chiama La cucina secondo me. Le domande sono 10 e quindi iniziamo con la prima. Allora, la prima domanda dice: il piatto a cui non rinunceresti mai? Allora, dovrei fare una lista abbastanza lunga, però vabbè, a parte gli scherzi, il piatto a cui non rinuncerei mai, sono sicura al 100% della risposta. È la pizza. Mi dispiace, sono scontata, sono banale, mi direte: ma come? Sai cucinare? Ti piace cucinare? E dici che ti piace la pizza? Sì, mi piace la pizza da morire. Io almeno una volta a settimana devo mangiare la pizza e mangerei pizza un giorno sì e un giorno no, ecco. Però se vogliamo parlare di piatti più elaborati, mi piacciono i risotti, mi piacciono le lasagne, però la pizza il numero uno. Tra l'altro, vi racconto un piccolo aneddoto. Quando ero più piccola, mio padre mi diceva sempre che a furia di mangiare pizza mi sarei trasformata in una tartaruga ninja. Vabbè. Domanda numero 2. Qual è il piatto che ti ricorda la tua infanzia? Allora, diciamo che non è un vero e proprio piatto, ecco. Io mi ricordo che quando eravamo più piccoli, e io lo faccio assolutamente, lo faccio pure adesso, anzi qualche volta vi farò la videoricetta di questo piatto, che è molto molto semplice, una cosa proprio banalissima. Allora, praticamente mia mamma cosa faceva, e lo fa adesso ancora, basta prendere il pane raffermo, anche quello del giorno prima, tagliarlo a fette e poi in un piatto sbattere delle uova, aggiungere sale, pepe e ogni fetta inzupparla nell'uovo, come se fosse una frittata, diciamo, il composto della frittata. Inzuppare questa fetta nell'uovo e poi questa fetta di pane verrà fritta. È una cosa, raga, buonissima, la dovete provare, ecco. E niente, questo è il piatto che mi ricorda la mia infanzia. Quando mia mamma non... magari eravamo fuori e quindi ritornavamo a casa all'ultimo momento, non sapeva cosa cucinare, cucinava questo. Domanda numero 3. Dolce o salato? Qual è il tuo preferito? Allora, anche qui ragazzi io non ho dubbi. Il mio preferito è il salato. Lo preferisco sicuramente al dolce. Se dovessi scegliere fra un gelato e una piadina, per dire, io preferisco la piadina. Magari poi mi mangio pure il gelato. Domanda numero 4. Quali sono i 3 ingredienti che non possono mancare nel mio frigo? Allora, qui devo rispondere, cioè la risposta che devo dare deve essere più pensata e meno istintiva. Allora, gli ingredienti che non devono mancare nel mio frigo, sicuramente le uova, perché con le uova ci fai un sacco di cose, ci fai dolci, ci fai le frittate, quelle veloci dell'ultimo momento, e quindi le uova. Poi il formaggio grana, sì. Sì, il formaggio grana, decisamente. E salumi in generale. Sì. Sì. Domanda numero 5. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi di più? Allora, se parliamo di tipo robot da cucina, queste cose così, come più che altro come se parliamo di elettrodomestici, io ho come grande elettrodomestico, cioè come elettrodomestico costoso, ho il Bimby. Però devo essere sincera, io non lo utilizzo ogni giorno, lo utilizzo per fare le cose più elaborate. Ad esempio, se devo fare un risotto, io non lo cucino con il Bimby, io preferisco cucinarlo io e ci trovo più soddisfazione, ecco, se devo dirla tutta. Quindi come elettrodomestico utilizzo di più il mini pimer, sì, o quell'altro aggeggio che si mette sotto il mini pimer per tritare, avete capito, no? Invece per quanto riguarda posate, queste cose così,
utilizzo la cucchiarella, il mestolo in legno, ecco. Domanda numero 6. Hai mai usato la cucina per conquistare un uomo? No, non ho mai usato la cucina per conquistare un uomo, anche perché sto con mio marito da quando ero, diciamo, una ragazzina. E no, non ho usato la cucina per conquistarlo. Ovviamente però con la cucina me lo sono tenuto bello stretto. Domanda numero 7. A che età hai cominciato a cucinare? Allora, io ho cominciato a cucinare prestissimo, non per necessità, ma perché appunto solamente per puro piacere. Io mi ricordo che quando ero più piccola, mia mamma non è che non mi permetteva di cucinare, però ovviamente io volevo fare schifezze e mia mamma aveva appena pulito la cucina e quindi non me lo faceva fare, perché ero molto piccola. Poi appena ho iniziato ad avere 12-13 anni, comunque ho dato via alla mia arte, se così si può dire. E niente, mi ricordo che quando appunto ero più piccola, ero da mia nonna o da mia zia e c'erano tutti gli altri miei cugini, io essendo la cugina più grande, se si facevano le 8 di sera e quindi eravamo ancora là a parlare, a farci i fatti nostri. Io mi ricordo che cucinavo per tutti i miei cugini, facevo semplicemente la pastina con il dado. Però devo dire che mi veniva benissimo. Domanda numero 8. Cucini i piatti tipici della tua regione? Assolutamente sì. Io sono una siciliana puro sangue, amo tantissimo la mia regione, infatti in questi anni mi è mancata tanto. E mi piace tantissimo la cucina siciliana, come d'altronde tutta la cucina italiana, però si sa che in genere la cucina del sud è quella più, vorrei usare un termine siciliano, però non lo uso perché è un termine un pochettino spicciolo. Però diciamo che la cucina del sud è più materna, più, non so come spiegarvi, tende a coccolarti di più, ecco. Ad esempio, tutti i miei amici, torinesi, milanesi, eccetera, che vengono qui in Sicilia a trovarmi, in genere vanno via con 2-3 kg in più. Quindi sì, cucino assolutamente delle specialità siciliane, tipo l'arrosticella siciliana, arancini, calzone, eccetera, oppure la pasta alla norma, le sarde alla beccafico, eccetera, eccetera, eccetera. Domanda numero 9. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Allora, l'ultimo piatto che ho cucinato, ho messo anche la foto su Instagram, su Facebook, eccetera, eccetera, è stato questo. Vediamo se vi faccio rivedere la foto, se ce l'ho qui. Aspettate un minuto. Allora, questo di qua, che sarebbe il risotto alla carbonara. Ultima domanda, domanda numero 10, secondo me la più importante. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Allora, diciamo che un solo aggettivo non basta per descrivere la cucina. Magari per altri sì. Magari chi può dire: ah, per me la cucina è un obbligo, per me cucinare è una rottura di scatole. Allora, per me che sono appassionata di cucina, di cose da mangiare, provo tantissime cose, eccetera, eccetera, dico che la cucina è passione, la cucina è amore, la cucina è soprattutto la parola più significativa per me per descrivere la cucina è la condivisione. La condivisione è proprio la parola più azzeccata, la parola proprio esatta, giusta, perché appunto quando tu sei a tavola con i tuoi familiari, condividi non solo quello che stai mangiando, ma anche, diciamo, tutte le cose belle e brutte che ti sono successe durante la giornata. Quindi la condivisione, proprio secondo me, è la parola azzeccatissima. Ad esempio, vi faccio un esempio banale, no? Per quanto riguarda appunto la condivisione del cibo e della cucina. Qui in Sicilia poi non ne parliamo, sta cosa che vi sto dicendo. Io quando esco con i miei amici, non è che ci andiamo a bere un caffè, no, come minimo ti devo andare a mangiare un'arancina.
E poi la condivisione è la motivazione che mi ha spinto ad aprire un canale di cucina qui su YouTube. Io mai avrei immaginato di aprire un canale di cucina e mettere le mie ricette su internet, però appunto perché volevo condividere quello che sapevo fare, lo volevo condividere con gli altri e di conseguenza volevo che gli altri condividessero le loro ricette o le loro preparazioni, chiamatele come volete, le condividessero appunto con me. Per, diciamo, scambiarci, che ne so, i metodi di cucina, ricette nuove, tecniche particolari, ecco, quello è. Io non sopporto quando mi dicono, magari mangiano, assaggiano una cosa preparata da me. E poi mi dicono, Floria, buonissima. Vabbè, sicuramente non mi direi quello che hai messo dentro. No, vabbè, perché non te lo devo dire? Io te lo dico quello che ho messo dentro, cioè non tutta questa cosa di non dirti qual è l'ingrediente segreto, sinceramente non ce l'ho. Mi è capitato di incontrare persone che magari io assaggiavo qualcosa cucinata da loro e mi è capitato che loro mi dicessero no, guarda, c'è questo, però che non mi rivelassero proprio tutti gli ingredienti. Però alla fine chi se ne frega? Cioè, tanto le ricette queste sono, e poi sono ovviamente come tutte le ricette sono personalizzabili. Quindi il video è finito. Le domande erano 10, ma io penso che avrò perso un sacco di tempo per rispondere. Spero che questo video vi sia piaciuto. L'ho trovato interessante come tag, anche perché è inerente alle tematiche, diciamo, ai contenuti del mio canale. E prima di chiudere con il video voglio taggare alcune persone. Allora, taggo Benedetta di Il cibo delle coccole. Taggo Vittoria di Le dolcezze di Vicky e poi taggo Mauro e Antonio. Io spero che questo tag ancora non l'avete fatto, quindi sarei felice di sapere le vostre risposte. E niente, ci vediamo alla prossima ricetta o al prossimo video. Ciao!